da servizi fondamentali. L'area metropolitana è attesa da tutti come ente nuovo, ente che deve semplificare il rapporto tra i cittadini, e sono ben 3 milioni e mezzo, e la istituzione, altrimenti non si sarebbe soltanto cambiato la denominazione. Abbiamo tutte le speranze possibili, anche se sono stato sempre molto critico nei confronti dell'istituzione stessa, parte senza un esatto chiarimento di quali saranno le funzioni, di quali saranno le sostanze economiche che reggeranno l'ente. Noi assicureremo il regolare svolgimento di tutte le nostre funzioni fino al 31 dicembre 2014. Penso che nei prossimi giorni, nell'immediato, approveremo il bilancio. In Italia 70 province circa sono vicine al dissesto, noi invece riusciremo anche quest'anno a chiudere nonostante i notevoli tagli. Faremo un 2015 ovviamente che è pura fantasia, in quanto riusciremo ad assicurare lo svolgimento di tutti i vari settori fondamentali, però poi cosa succederà si saprà, chi vivrà vedrà. Noi siamo qui a combattere questa partita sempre nell'interesse di un ente che fino ad ora ha servito benissimo i 92 comuni che le sono sottoposti, e vogliamo contribuire a far sì che anche in futuro abbia lo stesso svolgimento, quindi regolare, sereno, sia visto come un qualcosa a cui potersi rivolgere, non un ente lontano e distante. Purtroppo, secondo livello, la votazione non diretta un po' ha allontanato i rapporti. Proprio su questo, c'è un accordo PD Forza Italia e magari con le altre forze sull'elezione diretta del sindaco metropolitano? Nei fatti, in tutti i dibattiti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, forse anche un annetto, la volontà sembra essere sempre quella. Forza Italia l'ha detto dal primo giorno in modo chiaro, limpido, netto. Ho sentito su questo tema anche un accordo da parte dei magistri, quindi probabilmente dovrebbe esserci un'unanimità, e spero che sia così. Non ci dovranno più essere i conflitti che sono appartenuti al passato, i rifiuti dell'ipocrisia e dell'altro no. Si sceglierà una strada, e sarà la strada, mi auguro, la più condivisa possibile. Noi dobbiamo essere bravi, io per primo, ma noi tutti, per dare un senso di protagonismo forte a voi e alle comunità che la rappresentano. Quali propositi per l'avvio della città metropolitana? Sì, innanzitutto lo statuto, dovremmo fare lo statuto, e questa è la prima cosa molto importante, perché ovviamente tutti comprendono che se nello statuto noi scriveremo acqua pubblica sarà acqua pubblica, se scriveremo no inceneritore sarà no inceneritore, se scriveremo no TTIP, cioè questo salvaguardare il nostro territorio, la nostra agricoltura, i nostri prodotti, sarà questo. Quindi io mi batterò molto perché trovi anche larghe alleanze ovviamente nel PD, tanto per iniziare, ma anche altre se ci fossero, perché questi siano i principi fondamentali. Noi entreremo nelle vere funzioni al 1 gennaio, è importante oggi, prima dell'approvazione vera dello statuto generale dell'area metropolitana, condividere insieme a tutti i gruppi di qualsiasi schieramento politico un regolamento provvisorio in modo da poter lavorare. È un lavoro particolare, complesso, non è solo un lavoro amministrativo, bisognerà convincere l'intera comunità dell'area metropolitana che l'area metropolitana è un ente che è necessario non per sommare i problemi che già ci sono, ma per cercare di risolverli. Perché la comunità partecipi maggiormente, secondo lei è auspicabile l'elezione diretta del sindaco e degli organi metropolitani? Ma io vedo troppa concentrazione sul sistema elettorale, che sicuramente è parte importante. Oggi però io vorrei, come ho detto in aula, che l'intera comunità partecipasse alla stesura dello statuto. E per far ciò, secondo me, è importante che noi ci adottiamo di un regolamento capace di ascoltare tutti, ordini professionali, associazioni, società civile, chiunque voglia dare un proprio contributo di cui l'Aula dovrà prendere sicuramente conoscenza e atto. È una posizione comune alla lista con la quale è stato eletto? È una posizione che per oggi ho portato io in consiglio, nel nuovo consiglio della metropolitana, ma sono convinto, anche a sentire gli interventi, che questa responsabilità ce la sentiamo tutti, ovvero di non chiuderci in quest'Aula, ma di ascoltare tutti i comuni della provincia di Napoli, il comune di Napoli e tutti coloro che vogliono aiutarci a una stesura di uno statuto quanto più rispondente alle nostre esigenze. Da parte del mio gruppo e del Consiglio Comunale, nonostante noi siamo avversari politici, abbiamo sempre ritenuto e ribadito a più riprese che il confronto deve essere politico e sicuramente non deve prendere nessuna
direzione diversa. Quindi questa mattina effettivamente si può inaugurare la città metropolitana, la prima seduta della città metropolitana, che parte con il piede giusto. È un'occasione importantissima per la città e per l'intera area metropolitana di Napoli, che deve portare noi a fare massa critica su alcune delle sue straordinarie vocazioni che già esistono, e mi riferisco alla linea di costa, ai siti UNESCO presenti sul nostro patrimonio, i centri storici, tutto il sistema dell'ambiente e quindi del suo risanamento, e le zone interne, quella vocazione rurale. Rispetto allo statuto, come PD avete le idee chiare sulla modalità di elezione, sulle funzioni della provincia? L'elezione deve essere un'elezione a suffragio universale. Oggi va bene un'elezione di secondo livello, ma deve essere in seguito, dopo il 2016, un'elezione di primo livello, quindi a suffragio universale, in modo che il sindaco della città metropolitana sia scelto da tutti i cittadini della sua comunità. Appoggio forte a quello che è stata la macchina amministrativa della provincia, che io conosco ed è un'eccellenza sul piano campano, da uscire al dirigente della provincia. Questa prima fase, a parere di tanti, non assicura la presenza in consiglio di tutti i territori. Quindi il nostro dovere, il nostro obiettivo primario dovrà essere quello di assicurare un'adeguata rappresentanza a tutti i cittadini coinvolti. Allora, l'idea di questo nuovo Consiglio metropolitano, quindi di questa nuova entità che non dovrà sostituire semplicemente la provincia, bensì dovrà avere nuove competenze e nuove funzioni, dovrà essere allargata non soltanto alla città di Napoli ma all'intera provincia, intesa non come in senso unitario bensì come tante realtà, perché di solito quando parliamo di provincia si parla come se fosse un'unica entità. Al contrario non è così, ci sono province, quindi parte della provincia che si trovano sul mare, parte della provincia che si trovano nell'entroterra, parte che hanno vocazione agricola e parte che hanno problemi, quale appunto quella della Terra dei Fuochi. Noi alzeremo la voce, io in prima persona, e mi auguro che l'intero Consiglio, insieme al sindaco della città metropolitana, per combattere e debellare finalmente questo grande problema. E come tutti gli eventi che hanno una puntata storica sul piano istituzionale, esso è gravido di opportunità ma anche di rischi. Opportunità e rischi che dobbiamo avere ben presente, nel nostro parere. È una giornata storica per la nostra area metropolitana, si insedia il primo Consiglio metropolitano, una sfida enorme, avvertiamo tutti un grande senso di responsabilità ma anche di orgoglio di far parte di questa terra, non possiamo essere lasciati soli, sinora il cronoprogramma del governo non è stato rispettato perché la legge il 1° gennaio entra in vigore ma non abbiamo ancora un euro, una risorsa. Non sappiamo ancora quali funzioni saranno trasferite alla città metropolitana, quindi un appello anche alla Regione perché faccia presto. Noi faremo la nostra parte, rappresentiamo la nostra comunità e dal 1° gennaio entreremo nel pieno di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della provincia. Quindi è da gennaio che si avrà l'entrata in vigore piena, in funzione piena. Per adesso dobbiamo scrivere lo statuto, che deve essere uno statuto importante, forte, autonomo, significativo, e diamo un messaggio di serenità a tutti i dipendenti della provincia. Primo pensiero va a loro e ai nostri concittadini, che daremo il massimo per dare nel 2015 servizi migliori alla nostra terra, alla nostra comunità e ai nostri concittadini.